L'ultimo saluto al re del calcio, le strade di Santos, la città che si affaccia sull'Oceano Atlantico non distante dalla megalopoli San Paolo, in cui è stata scritta la leggenda di Pelé, erano piene di gente. Commozione, lacrime, gratitudine, decine di migliaia le persone che hanno accompagnato il feretro trasportato da un mezzo dei vigili del fuoco lungo il percorso del corteo funebre che lo ha portato nel luogo del suo eterno riposo, il cimitero verticale di Marapè, un palazzone di 14 piani che guarda fino al mare e che domina lo stadio di Villa Belmiro, sua casa calcistica per oltre 20 anni e che nelle 24 ore precedenti ha ospitato la Camera Ardente, visitata anche dal neopresidente brasiliano Lula. Le sue spoglie non saranno conservate nella cripta di famiglia, al nono piano della struttura, ma in un mausoleo ricavato ad hoc per permettere a tutti di andare a visitarlo. Come da programma, il corteo è passato anche sotto la casa della mamma, più che centenaria di Pelé, Dona Celeste. Lei, ha fatto sapere la sorella del campione, ancora non sa della morte del figlio. Potrebbe essere un colpo fatale per la donna, che versa in precarie condizioni di salute. Prima del breve viaggio lungo le strade di Santos si sono svolti i funerali, per volere della famiglia, in forma privata. Con la sua sepoltura termina anche il lutto nazionale, durato quasi una settimana, in cui l'intero Brasile si è letteralmente fermato, in segno di rispetto e dolore per la scomparsa di uno dei suoi simboli più veri e autentici.